Un saluto a tutti gli amici da Tutto Spinning. Oggi mi trovo in Val Chiavenna. Quello che vedete qui dietro, questo qua, è il lago di Montespluga, dove in realtà ho già fatto un video, sono già stato a pescare quest'anno. E per chi non l'ha visto, potete andare a recuperarlo sul canale YouTube. L'obiettivo della giornata oggi è quella di salire invece e andare su un altro lago alpino. Questa volta sto puntando al lago Demet. Un lago alpino che mi hanno detto essere abbastanza ricco di salmerini, e infatti questa è la mia preda. Pescherò prevalentemente a spinning, penso, e punto proprio al salmerino. Siamo ormai arrivati alla metà di settembre e penso che questa potrebbe essere veramente l'ultima mia passeggiata così in alta quota in lago alpino. Quindi volevo chiudere la stagione dei laghi alpini con una bella gitarella, una bella passeggiata, un pranzo ristoratore al rifugio. E poi, se ci scappa, magari una pescata anche in un secondo lago alpino, però non vi prometto niente perché adesso dobbiamo vedere il lago degli Andossi, che è vicino alla strada di ritorno. Poi questa sera rientrerò, andrò a dormire al campeggio che c'è qui sotto a Campo Dolcino, perché domani mattina pescherò in torrente. Adesso la strada prosegue, devo arrivare praticamente là sopra. Niente, incominciamo. Prima che esca il sole, che sennò muoio di caldo. Cosa ho trovato salendo, non lo sapevo che ci fossero queste cose. Praticamente hanno disegnato l'occhio del serpente, gli hanno messo i dentini su quella roccia. Sembra un serpente o un drago gigante. Brr, che brivido, io ho paura dei serpenti. Allora, dovrebbe mancarmi poco meno di un'oretta all'arrivo. Adesso dovrei aver quasi finito praticamente la salitona, che poi non era neanche così impegnativa, e se non era impegnativa per me, figurati per chi è allenato. Comunque dicevo, adesso dovrei farmi tutto questo sentierino un po' strettino che costeggia tutta questa conca, e il rifugio dovrebbe essere quello dall'altra parte, non so se si vede perché c'è il sole, e il lago dovrebbe essere subito sotto quel crestone. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Il sentiero qui si fa interessante, ci sono anche le catene per tenersi, probabilmente per i periodi in cui c'è neve o ghiaccio sulla roccia, perché comunque non è così complicato da richiedere le catene, però si fa molto interessante, molto carino qua il sentiero, un pochino esposto sul precipizio, ma veramente bellino. Dai che si prosegue, che il lago dovrebbe essere là dietro. Ed eccoci qua, stiamo scollinando, dovremmo vedere il lago, che non è quello perché quello è una pozzanghera. Lì, il lago Demet. Siamo arrivati, pronti a pescare. Cerco un posticino adesso e mi preparo. Allora, non so se andare là dove c'è la cascata che mi ispirava subito molto, per poi tornare di qua piano piano. Però in realtà sto guardando che questa sponda qua è quella che prende sole prima, e sto vedendo un po' di movimento qua intorno, per cui mi sa che comincio da qua sotto. Pesce, non è grande, è piccolino, rompo un po' la frizione perché non vorrei che si liberasse proprio qua sotto, è proprio minuscolo, è andato. Era proprio minuscolo, un nanetto.
faccia dell'attività a galla. Li vedo, mi seguono anche abbastanza cattivi, ma poi non ci danno. Adesso monto la canna da mosca, voglio vedere se riesco a fregarli così. Secondo me a mosca questi bollano, non sono grandissimi, però qualcosa di un pochino più decente magari c'è in mezzo. Proviamo. Fregato. Sì. Cosa abbiamo qua? Una fariottina, guarda che bellina. Una fariottina minuscola. A mosca, fregata a mosca, è venuta su, l'ho vista. Speriamo che si veda anche in camera. La liberiamo subito. Quello è grossa. Vediamo se riusciamo a fregarla a mosca. E vai, sto salmerino ce lo siamo preso alla fine. E stai buono. Alla fine siamo riusciti a prendere questo bel salmerino. Niente, devo aggiustarlo il guadino perché mi scappano dal guadino. Questa cos'è? Piccolino? Sembra un'idea. Opala! È un'ideina! Allora, mattinata qualcosa si è mosso, però niente di eccezionale. Abbiamo fatto questo tris, Fario, Salmerino e Iridea. Tris di nani, diciamo così. Speriamo adesso nel pomeriggio, adesso salgo al rifugio che è là. Vado là, mangio, che ho prenotato per mangiare, che quest'anno bisogna prenotare per mangiare nei rifugi, e dopo o provo il tratto là, il tratto fine lago dove poi esce lo Scalcoggia, oppure torno di qua, che comunque qualche abboccata, qualche mangiatina, qualche pesciolino abbiamo preso. Non riesco però a prendere pesci col Black Minnow. Puntavo sul Black Minnow per fare un attimino di selezione. Ne ho vista una bella, ma il resto tutte nane. Vediamo a pranzo. Allora, mangiato abbiamo mangiato, adesso torno a pescare. Ho deciso, il tempo per andare agli Andossi e capire come gira il lago e magari trovare un lago che non gira
non ce l'ho, quindi tornerò un'altra volta per gli andossi, continuo qua, torno alla mia cascatella che mi ha regalato tante belle catture e cerco di smuoverne qualcuna un po' più bellina. Sto vedendo che la sponda di lampo sembra un po' più riparata dal vento, però non è neanche così forte come vento. Pesce, uè, sembra un pesciolino un po' bellino. Eh sì, bisognava accentrarsi. Ne voglio un po' di frizione che non voglio perdere, lo voglio vedere. È un salmerino! Yuhu! Un gran bel salmerino! Salmerino fregato con lo spoon. Dai, qua cominciamo a essere sulla taglia un pochino più bellina. Un salmerino! Guarda che bello, vediamo se riusciamo a metterlo in acqua e riprenderlo che fa. Guarda che pigli. È andato. Che goduria la fascetta per la testa bagnata. Per la velocità di fargli il video e rilasciarlo, l'ho messo tutta in acqua. Uè, cos'è che guardate voi? Le mucche che mi guardano con fare strano, sono strane queste mucche. Visto che comunque un salmerino bello l'abbiamo preso, voglio provare a pescare a metà il jig. Chissà che con quello non riusciamo a stimolare le trote un po' più grossine. Mettiamo su un bel metal jig rosa di peso 8 grammi. Schiacciamo gli ardiglioni vari, uno, così siamo in regola, due, tre e quattro. Vediamo, proviamo a sparare lungo e vedere se riusciamo a muovere qualche bel pesce. Con questo, signori miei, ci andiamo sul fondo, eh? Quando arrivo sul fondo do due colpetti per tirarlo su. Potrei anche recuperarlo così a colpetti, però secondo me così è un recupero un po' troppo allegro. Allora rallento, faccio scendere e riparto con due cercatine, non esagerate, due colpetti di cima. Cosa ho preso? Un fazzoletto. Il brutto di pescare così è che raspi tutto ciò che c'è sul fondale. Fortuna che, avendo schiacciato gli ardiglioni, sarebbe stato utile portare il soare di Shimano, che era tungsteno e si sparavano lunghi ed erano piccolini. Però li ho dimenticati a casa. Che ora abbiamo fatto? Facciamo ancora mezz'oretta qui e poi scendiamo, che inizierà a far buio presto, inizierà a far buio alle 8, voglio arrivare al campeggio un po' presto per mettere giù la tenda e sistemarmi. Ciao, riproviamo a spoon.
che tante gioie ci danno. Allora, adesso sono quasi le 4:30, per cui io è quasi ora di incamminarsi, che se ci vuole un'oretta e mezza per arrivare giù, più o meno ci siamo. Però volevo fare due cannate lì dall'altra parte del lago, dove è più protetto dal vento, per vedere se si muoveva qualcosa. E poi vedere. E poi mi è venuta la malsana idea, se arrivo giù presto, di fare due lanci a mosca nello Spluga, dove ho già pescato, per fare almeno un temolo e fare così il poker di lago alpino. Nano, ma il sempre poker è. Vediamo a che ora arrivo giù. Bella mangiata. Vediamo che cos'è. Non deve essere grandissimo, però ha fatto una bella mangiata. È un salmerino. Dove è il badino adesso? Ce l'ho da quest'altro lato, ce l'ho da quest'altro lato, ce l'ho dal lato sbagliato. Eccolo qua. Che colori che hanno sti salmerini però, eh. Vai! È schizzato via. Quando vogliono danno di quelle mangiate di un aggressivo sti pesci. Chiudiamo così la mia ultima pescata probabilmente di quest'anno nel lago alpino. Qualche pesce l'abbiamo fatto, niente di eccezionale, ma del resto quando viene il lago alpino la cattura d'Italia è sempre un po' un'incognita. Adesso sono le 5 passate, ripercorro il sentiero all'indietro, non vado al lago degli Andossi, probabilmente ci andrò un'altra volta, chi lo sa, magari riesco a organizzare un'ultima uscita ancora, un po' dura però vediamo, il lago alpino ancora per quest'anno potrebbe essere proprio lì. È un po' dura perché ho un po' di impegni nei prossimi weekend e altre pescate da fare, e appunto volevo chiudere la stagione dei laghi alpini con oggi, e c'è da dire che però il caldo di oggi mi fa dire che si potrebbe continuare. Viste le temperature che si erano abbassate nelle settimane precedenti, pensavo che ormai fossimo agli sgoccioli, e invece oggi ha buttato fuori veramente una giornata eccezionale. Adesso via, ripercorro il sentiero all'indietro, torno giù alla macchina. Se arrivo per tempo faccio questa pazzia, faccio una scappata a Spluga e cerco di prendere un temolo per chiudere il poker di lago alpino, anche se piccolo. Un poker di nani, magari chiamerò così il video. Se no, torno, vado giù che il campeggio mi aspetta e devo montare la tenda. Vediamo. Ok, è arrivata la macchina che è qua. Mi sa però che al poker con il temolino dobbiamo rinunciare, perché là è già buio, è già venuta l'ombra. E ora che arrivo là, pesco, ritorno, ci perdo almeno un'ora e devo andare giù a montare la tenda prima che arriva buio. Anche perché non vorrei magari arrivare e sentirmi dire dal campeggio che sono arrivato troppo tardi. Non so che ora rifanno. Quindi vabbè, adesso andiamo a fare i campeggiatori. Ed eccoci qua, mi sono lavato, mi sono sistemato la tenda, guardate qua, stanotte io dormo qui dentro, c'è un cagnolino qua che mi farà compagnia, non vedo l'ora di andare a mangiare. Sono veramente cotto, ho le gambe, ho i piedi distrutti. Il sentiero era facile ma mi ha distrutto comunque i piedi, devo cambiare scarponi. Andiamo a mangiare che sono cotto. E sono finalmente in tenda. Sono penso le 9:30. Mi sa che mi preparo per dormire perché sono cotto. Intanto fa anche un discreto caldino qua dentro. Mi sa che stanotte faccio una dormita di quelle mega galattiche. Buonanotte.